Piano, bisogna parlare piano perché stasera siamo. Siamo, Beh, intanto ti salutiamo quelli del svegliamo? mattino, quelli delle notte, non so, come Sì, alberi, no? Quelli della no, notte. sono Ci sono. svegli, sono lì che smanettano sul Siamo telefono. arrivati, quelli degli angeli e quelli dei numeri, le notizie, bah, lasciamole là questa sera. Angeli, numeri e notizie, signori e signori, con Roberto Forti, Simona Antonini e poi ci sarà la Allora, passeggiatina anche di Stefano Mauri. non la mia, troppo Il tardi. 31, che non è il 31 dicembre, però No, 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 non no, si siamo ancora a cambia anno, marzo, è appena è arrivata ancora la quest'anno, primavera. questo Allora, 2022, che per fortuna nel 2021 abbiamo detto, uè, 2022, è si tanta roba. riparte. Si Va bene, riparte, parliamo va di numeri, bene. vediamo cosa Allora, il portano 31. veramente questi Intanto numeri. dico a tutti quelli che il 30 marzo mi hanno scritto: ah, bene, ottime capacità dialettiche, ti farò sapere com'è andato il mio convegno. Vediamo poi com'è Mi andato. Ma dicono che devi alzare un po' la voce, 31 non ti marzo, sentono, allora, perché abbiamo un vediamo. sacco di amici all'ascolto. 31 Già marzo, commentano. il numero 31 invita all'ottimismo e alla speranza, una botta di vita. Potrete ottenere ciò che volete se rimarrete positivi. Ah, cioè, positivi nel senso del pensiero, perché oggi poi c'era anche la circolare, No, se no, sei no, 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 non positivo, positivi al Covid, positivi qua nella ah, positivi qua nella testa. testa. E si parla di questo angelo oggi, che è Ariel, che tra l'altro è quello che ha portato il profeta Enoch, che l'ha portato via dalla terra, l'ha portato su nel cielo, l'ha fatto assurgere nel cielo. Per quello è un angelo liberatorio, no? Che ci libera dalle nostre ansie quotidiane, che ci libera da quella prigione che noi tendiamo a costruirci intorno, perché ce la costruiamo noi la prigione, le mura entro le quali ci troviamo spesso chiusi, dove sbattiamo spesso la testa, sarebbero delle mura molto morbide e invece Potremmo rimangono aprire la così. porta e invece sbattiamo la testa, giusto? È Quindi quello. la giornata del 31, praticamente domani mattina, o oggi se ci ascoltate nel mattino, le due energie, quella del 31 che ci porta a ottenere risultati e Aria che ci porta a allontanare i pensieri negativi e a poter cambiare, salire più in alto, tagliare, aprire un po' quello che è la Beh, nostra suona bene prospettiva. col numero, eh? Diciamo ottimismo, speranza e rimanere positivi per salire, a Sono sorgere, uscire bene dalle insieme. mura. Lasciamo l'indirizzo se volete sapere di più sul vostro angelo, è chiocciola Oroscopo Angeli, oppure collegatevi attraverso la pagina Facebook Angeli e Meditattivazione. E continuando nella nostra serata, poi abbiamo una sorpresa, avremo anche una poesia Della tra nostra poco. Sì, Michela, insomma, che ci che segue, adesso. che ci manda le sue, anzi, anche voi mandateci poesie, ma anche Silenzio. semplicemente Silenzio, che è una partita! così La poesia è come il partita. sottofondo della musica, una nota spunta, che mentre vibra, cresce e si assottiglia, finché un'altra musica diventa muto. Sgorga dal fondo del silenzio, un altro silenzio. Torre affilata, spada e si alza e cresce e ci sospende. E mentre si alza, cadono ricordi, speranze, le piccole bugie, le grandi. E vogliamo urlare e in gola il grido svanisce. Fluiamo nel silenzio, dove silenzi si attenuano. Ed è poesia di un premio Nobel 1982, che ha letto la nostra amica Miki. E qui allora facciamo una cosa, vediamo se qualcuno scopre chi era questo premio No, Nobel non lo diciamo. 1982. Non diciamo, siamo anche a fare qualcosa con un pazzo, pazzo, dico solo pazzo, per un po' La Michi è individuare. fuori gioco, non deve, non può dire Non può nulla. mandarci il suo commento. Commentate comunque anche. Ma avevi anche la giornata Oggi è una mondiale? giornata mondiale alla Mauro Berti, mi sa, Sì, insomma, penso io di sì. intanto me la vado a cercare, Tu vattene Mauri, a no? cercare, 31 marzo 2022, 31 marzo di ogni anno è la Sì. giornata mondiale del backup, per Da. ricordarci il Sì. World Backup Day.
per far comprendere, anzi, alle persone quanto sia importante fare con regolarità il salvataggio dei dati. Ma pensa, ma hai ragione, è un po' una giornata mondiale alla Mauro Berto, perché però è importante salvarsi i dati, salvare le mail, salvare le bozze. Vediamo un attimo qual è infatti la giornata mondiale secondo il nostro Mauro Berto invece dei Chopin, che lui sì che se ne intende di vere giornate mondiali. Signor Berto, c'è Mauro? Buongiorno signor Forti e buongiorno a tutti. Buonasera, ormai lei rimane al mattino. Oggi è la giornata mondiale del cantatù, per trovare una base ci volevano 20 minuti. Che dolore, tanta fatica per niente. Questa fa il paio con quella del backup. Comunque sì, ci stiamo stavolta. Ci stiamo. Le registrazioni andate perse. Veniamo alla nostra camminata con Stefano Mauri. Prima di chiudere, vediamo un po' cosa ci racconta Stefano Mauri. Dalla terra del tortello cremasco. Allora, Stefano Mauri, vai. Buonasera a tutti. Stefano. On the road again. È un rumors. Tra l'altro, prontamente smentito dalla Juventus. Rumors. No, non diciamo. Il quale John Elkann starebbe meditando di sostituire l'attuale presidente della Juventus e suo cugino Andrea Agnelli con il fratello Lapo Elkann. Rumors, ripetiamolo, smentito dalla società, ma comunque così, per onor di cronaca. Intanto rumoreggia, bisogna darlo. È un po' una rumoreggiata. Si avvicina il weekend, Juventus Inter a Torino e Paolino Bonolis, conduttore e grande interista, sta movimentando questa vigilia con una dichiarazione. Cosa ha detto Bonolis? Ha detto che non gli dispiacerebbe avere Dybala, ex juventino ormai, separato in casa, che se ne andrà, lascerà la Juve a giugno. E la cosa che fa più rumore, che ha detto il Paolino Nazionale Popolare, è che quando l'Inter gioca a Torino succede sempre qualcosa di strano. Buonasera da Stefano Mauri. Faceva più rima se quando gioca a Torino, ma succede qualche casino, ci stava più, caro mio Stefano Mauri. Parlava di Dybala, non senti bene. Io non parlava sento di Dybala, non si può, non è roba da signore. No. Dalle Dybala di ma gossip non me lo fa più, mi fa solo sport. Ritornato a parlare di se non c'è qualche coppia che si separa, quelle robe lì. Ce ne sarà. L'amore. Ma chiudiamo parlando di questo romanzo che ho alle mie spalle. Chiudiamo con L'ultima cena di Pietro Dal Verme, ed è un romanzo che potete ascoltare. Potete, attraverso il narratore, ascoltare questo radiodramma in versione audiolibro. Non è solo una lettura, ma c'è proprio tutto la situazione drama, no? Suoni, con la musica, i suoni, l'atmosfera, il 1400. È un giallo storico che potete ascoltare a cura di Radio Raccontiamoci su edizioni Radio Raccontiamoci sulla piattaforma del narratore. L'ultima cena di Pietro Dal Verme di Lorenzo Labò, che prossimamente avremo ospite del nostro, quindi andate pure a curiosare e se volete che anche voi e notizie il vostro audiolibro, è possibile farlo, vero? Chiamateci info@radioraccontiamoci.net, perché dal cartaceo possiamo trasformarlo in una voce narrante, quindi insomma può essere ascoltato. Perché potete pubblicare con noi in condivisione ebook e audiolibri, radiodramma. Condivisione vuol dire che dividiamo tutto al 50% e nessuno lo fa. Facciamo noi di Radio Raccontiamoci, ditelo anche a vostro cugino e guardiamoci qui sulla pagina Facebook, anche su Angele Medita Attivazione, e ascoltate e diffondete i nostri podcast. Buonasera o buongiorno. Buon mattino, buongiorno, buon tutto.